benvenuti alle fiabe della buonanotte. Fiabe da ascoltare in compagnia di Nespolo Giullare. Queste fiabe sono state realizzate grazie a tutti coloro che stanno sostenendo il progetto su Patreon. Buon ascolto e buon divertimento. Ottimo lavoro, ragazzi, ottimo lavoro. Iniziamo immediatamente con la fiaba, vai! La serpe bianca, tratto dalla raccolta Le fiabe del focolare dei fratelli Grimm. C'era una volta, tanto tempo fa, un re, famoso in tutto il paese per la sua saggezza. Nulla gli era ignoto e sembrava che attraverso l'aria gli giungesse notizia delle cose più segrete. Ma aveva una strana abitudine. Ogni giorno, a pranzo, quando la tavola era sparecchiata e non c'era più nessuno, un servo fidato doveva portare ancora un piatto. Il piatto, però, era coperto e nemmeno il servo sapeva che cosa ci fosse dentro. Nessuno lo sapeva, perché il re non lo scopriva e non ne gustava se non quando era proprio solo. La cosa era durata un bel po', finché un giorno il servo, portando via il piatto, fu preso dalla curiosità. Non poté resistere e se ne andò con il piatto in camera sua. Chiusa accuratamente la porta, sollevò il coperchio e vide che c'era dentro una serpe bianca. Vedendola, non poté trattenersi dall'assaggiarla. Ne tagliò un pezzettino e se lo mise in bocca. Ma appena lo sfiorò con la lingua, udì dalla finestra uno strano bisbiglio di voci sottili. Si avvicinò e stette in ascolto. S'accorse che erano i passeri che conversavano insieme e si raccontavano tutto quel che avevano visto nei campi e nei boschi. Aveva assaggiato la serpe e poteva capire il linguaggio degli animali. Ora avvenne che proprio quel giorno la regina smarrì il suo più bell'anello e sul servo fidato, che poteva entrare dovunque, cadde il sospetto di furto. Il re lo fece chiamare e con violenti rimproveri lo minacciò di condannarlo come reo se entro quel giorno non avesse indicato il malfattore. A nulla valsero le sue proteste di innocenza. Quell'ingiunzione fu il suo congedo. Inquieto e timoroso andò nel cortile e pensava a come uscire da quelle strette. Nel cortile, vicino a un ruscello, riposavano tranquille le anitre. L'una presso l'altra si lisciavano le piume col becco e si facevano le loro confidenze. Il servo si fermò ad ascoltarle. Si raccontavano dove erano andate a spasso quella mattina e che buoni bocconi avevano trovato. Una disse stizzita: ho un peso sullo stomaco, un anello che era sotto la finestra della regina. Nella fretta l'ho ingoiato. Subito il servo l'afferrò per il collo, la portò in cucina e disse al cuoco: ammazza questa, è ben pasciuta. Sì, disse il cuoco e la soppesò. Non ha risparmiato fatica per ingrassare e già da un pezzo aspettava di essere arrostita. Le tagliò il collo e quando fu sbuzzata le trovarono nello stomaco l'anello della regina. Ora il servo poté facilmente dimostrare la sua innocenza davanti al re e questi, volendo riparare il suo errore, gli permise di chiedere una grazia e gli offrì la carica più alta che potesse desiderare a corte. Il servo ricusò tutto e chiese soltanto un cavallo e il denaro per il viaggio. Aveva voglia di andare un po' in giro a vedere il mondo. La sua preghiera fu esaudita ed egli si mise in cammino. E un giorno passò accanto a uno stagno dove scorse tre pesci che si erano impigliati nelle canne.
e boccheggiavano fuori dall'acqua. Benché si dica che i pesci sono muti, egli li sentì lamentarsi di dover così miseramente perire. Siccome era di buon cuore, smontò da cavallo e rimise i tre prigionieri nell'acqua. E si guizzarono di gioia. Sporsero la testa dall'acqua e gli gridarono: «Ce ne ricorderemo e ti ricompenseremo d'averci salvati! Sì, sì, ce ne ricorderemo!» Egli proseguì e poco dopo gli parve di sentire una voce nella sabbia ai suoi piedi. Ascoltò e udì un re delle formiche che si lamentava: «Oh, se gli uomini girassero al largo con le loro bestie malaccorte! Uffa! Quello stupido cavallo, con i suoi pesanti zoccoli, mi calpesta il mio popolo senza pietà!» Egli prese una via laterale e il re delle formiche gli gridò: «Ce ne ricorderemo e ti ricompenseremo! Grazie!» La strada lo condusse in un bosco dove scorse due corvi, padre e madre, che buttavano dal nido i loro piccoli. «Fuori! Fuori, colli da forca!» gridavano. «Non possiamo più spavarvi! Siete abbastanza grandi per mantenervi da soli! Ah, ah, ah!» I poveri piccoli giacevano a terra e svolazzavano e sbattevano le ali, gridavano: «Poveri noi, piccoli derelitti! Dobbiamo mantenerci da soli e non sappiamo neanche volare! Oh no! Non ci resta che morir di fame! Oh!» Allora il buon giovane smontò e uccise il cavallo con la spada e lo lasciò in pasto ai piccoli corvi. Questi si avvicinarono saltellando, si saziarono e gridarono: «Ce ne ricorderemo e ti ricompenseremo! Ah, ah, ah!» Ora egli dovette usare le sue gambe e cammina, cammina, giunse in una gran città. Nelle strade c'era folla e molto chiasso. Arrivò uno a cavallo e annunziò che la figlia del re cercava marito. «La figlia del re cerca marito!» Ma chi aspirava alla sua mano doveva eseguire un difficile compito e, se non ci fosse riuscito, sarebbe morto. Già molti avevano tentato, ma avevano giocato inutilmente la vita. Il giovane, quando vide la fanciulla, fu così abbagliato dalla sua gran bellezza che dimenticò ogni pericolo e si presentò al re come pretendente. Subito lo condussero in riva al mare e davanti ai suoi occhi gettarono nell'acqua un anello d'oro. E il re gli ordinò di ripescarlo dal fondo del mare e soggiunse: «Se non torni a galla senza, ti ributteranno giù finché morirai nelle onde!» Tutti compiansero il bel giovane e lo lasciarono solo presso il mare. Egli stava sulla riva e meditava che mai dovesse fare. Ed ecco, vide tre pesci avvicinarsi a nuoto, proprio gli stessi cui aveva salvato la vita. Quello di mezzo aveva in bocca una conchiglia che depose sulla riva ai piedi del giovane e, quando egli la raccolse e l'aprì, ci trovò dentro l'anello d'oro. Pieno di gioia lo portò al re e attese che gli accordasse il premio promesso. Ma l'orgogliosa principessa, quando seppe che egli non era di sangue reale, lo sdegnò e pretese che eseguisse un altro compito.
scese in giardino e, di propria mano, sparse 10 sacchi di miglio nell'erba. Dovrà raccoglierlo per domattina, prima che sorga il sole. E non ne manchi un granello, eh? Il giovane si mise a sedere in giardino e pensava come fosse possibile eseguire quel compito, ma non ne veniva a capo. E tutto triste, aspettava di essere condotto a morte allo spuntar del giorno. Ma quando i primi raggi di sole illuminarono il giardino, vide i 10 sacchi in fila, tutti ben pieni, e non ne mancava un granello. Il re delle formiche era arrivato durante la notte e con le sue 1000 e 1000 formiche e le bestioline riconoscenti avevano raccolto il miglio con gran zelo, ammucchiandolo tutto nei sacchi. La principessa scese di persona in giardino e vide con stupore che il giovane aveva compiuto quanto gli era stato imposto, ma ancora non seppe vincere il suo cuore orgoglioso e disse: «Anche se ha eseguito i 2 compiti, non diventerà mio marito prima di avermi portato una mela dall'albero della vita, uffa!» Il giovane non sapeva dove fosse l'albero della vita. Si mise in cammino e pensava di camminare finché lo portassero le gambe, ma non aveva alcuna speranza di trovarlo. Aveva già attraversato 3 regni, quando una sera arrivò in un bosco e sedette sotto un albero per dormire. Ed ecco, udì un fruscio tra i rami e una mela d'oro gli cadde in mano. In quel momento 3 corvi scesero a volo, gli si posarono sulle ginocchia e dissero: «Siamo i 3 piccoli corvi che non hai lasciato morire di fame! Ah, ah, ah! Eravamo già grandi quando abbiamo sentito che cercavi la mela d'oro e abbiamo attraversato il mare a volo, sino ai confini del mondo, dov'è l'albero della vita, e ti abbiamo portato la mela! Ah, ah, ah!» Pieno di gioia, il giovane prese la via del ritorno e portò la mela d'oro alla bella principessa, che non trovò più nessuna scusa. Divisero la mela della vita e la mangiarono insieme. Allora il cuore di lei si colmò d'amore per il giovane e giunsero a tarda età perfettamente felici. Queste sono le fiabe della buonanotte, fiabe da ascoltare in compagnia di Nespolo Giullare. E se vi sono piaciute queste fiabe, allora sostenete anche voi il progetto su Patreon. È facilissimo, basta andare sul sito www.nespologiullare.it e cliccare sul pulsante Sostieni il progetto, così potremo produrre altre fiabe, no? Ecco, volevamo fare un ringraziamento particolare. Sì, esatto, un ringraziamento molto particolare a Andrea Gattico, che è colui che ci ha dato la possibilità di utilizzare tutte le sue musiche per questo podcast. Infatti, molte delle musiche che utilizziamo per fare questo podcast sono state composte da Andrea Gattico. Grazie, Andrea! Infatti, tutte le musiche che creiamo con questo podcast, che quando lo facciamo, che facciamo le creiamo, sono state composte da Andrea Gattico. Grazie, Andrea! Nespolo, ma per favore, possiamo rimettere la musica? Ma io non capisco chi l'ha tolta invece. Suono terribile, Zetromax. Vi ho fatto un piccolo scherzetto. Ho tolto tutte musiche, tranne mia, ovviamente. Così la settimana prossima non riuscirete a fare una nuova fiaba! Oh no, siamo nei pasticci! Eh sì, come dei bignè al gusto di mirtillo! Come faremo a preparare la prossima puntata? Ho un'idea, ragazzi! Venite con me! Sì, dai! Ehi, Nespolo! Dove stiamo correndo? Lo scoprirai alla prossima puntata!
Balli di corte dal 1114. Grazie a tutti per l'ascolto. E mi raccomando... condividete il progetto se vi fa piacere, eh? E vi aspettiamo alla settimana prossima!